chiamo Francesco Monti. Dopo un incontro con un fantasma, la mia vita ha subito una svolta. Da quel giorno ho infatti iniziato a cercare prove su fenomeni inspiegabili e ho iniziato a riprenderli su video per provare l'esistenza agli occhi del mondo degli spiriti. Vieni fuori e fatti vedere! Non ho bisogno di una grossa squadra, ma solo dei miei due amici e cameraman, Gerardo e Lorenzo. Noi tre sceglieremo alcuni luoghi dove sono stati segnalati fenomeni paranormali. Ci faremo chiudere dentro quei luoghi, dove indagheremo per tutta la notte, dal tramonto all'alba. Hai sentito? Situazioni al limite. Se questo è il portale verso un'altra dimensione, per piacere, vieni qui e prendici. Estreme. Passi. Siete pronti per queste avventure? Dovremmo essere arrivati, dovrebbe essere questa qui, vero Manuel, la chiesa? Sì, questa è la chiesa che sovrasta il territorio circostante e protegge i campi. Aspetta, guarda quella, vai piano un attimo, guarda quella campana là. Guarda, la campana ha la particolarità di poter, durante gli acquastoni estivi e le possibili grandinate, di interrompere il maltempo e preservare appunto i raccolti e i campi dei contadini. Molto bello, vediamo se riusciamo già a entrare, cosa dici te di là? Guarda, l'ingresso più in basso. Vi posso dire che questa chiesa, oltre che avere questa particolarità della campana, è stata anche il luogo di accampamenti templari. Loro hanno preso questi terreni, la chiesa e i terreni circostanti, e hanno avuto un lungo periodo florido. E ci sono documentazioni storiche, uniche in Italia, che attestano questa cosa. Dai, questo dovrebbe essere il cancello. Sì, siamo arrivati. La location è questa. E adesso inizierà la presentazione. Però guarda che ingresso suggestivo, tutto particolare, ci troviamo di fronte alla chiesa. E stiamo arrivando. E guarda la chiesa che sovrasta tutto il paesaggio circostante, i campi, le altre colline. Beh, sei praticamente in mezzo al nulla qua. Sì, siamo qua in alto e comandiamo il mondo. Direi che dai, siamo... Direi che ti puoi fermare qui. Sì, dai, fermiamoci. E va ancora, ecco qui, dai. Oh, scendiamo. Sì, siamo arrivati. Siamo in questo posto per la nostra sesta puntata. Direi che... Aspetta, io direi che dobbiamo fare un ringraziamento speciale ai cameraman, che sono coloro che sono scesi prima e si sono fatti tutta la strada qui per regalarvi queste immagini. Nonostante siamo appena scesi dalla macchina, non entreremo nella chiesa per prima cosa, perché ci piace complicarci la vita. Ci siamo ripromessi di tornarci quando viene un po' più buio. Perché non essendo un posto gigantesco, preferiamo allungarlo un po', facendo vedere prima un altro punto dove indagheremo questa notte. Sì, è una fonte d'acqua che si trova sotto di noi. Quindi qua? Sì. Andiamo a vedere. Ragazzi, una gran bella fonte qui immersa nella natura. Purtroppo ci dispiace, ma non possiamo in alcun modo cercare di un approccio con EVP o materiale simile, perché è contaminato dall'ambiente circostante e dal forte vento. San Filippo de Plano, questo è il nome della chiesa templare in cui ci troviamo oggi a investigare. Il complesso si trova ad Osimo, nelle Marche, in provincia d'Ancona. Quando l'ordine dei cavalieri templari si stabilì all'interno di questa chiesa, tutto il complesso era già preesistente e loro vi si stabilirono per più di 100 anni. Il motivo per cui ci siamo recati all'interno di questa chiesa a fare un'altra delle nostre puntate è stato proprio perché sul web abbiamo trovato varie testimonianze, vari video in cui sembrerebbe che qualche entità, qualche spirito sia ancora qui all'interno, perché molti documenti, molte documentazioni rispondono alle nostre caratteristiche di ricerca su luoghi infestati. Si dice che si sentono un'energia inspiegabile proprio in questo punto, è qualcosa di molto strano. In questo punto della chiesa vi è anche una cripta sotterranea in cui sono all'interno contenute ossa umane, e quindi tutto questo può scatenare una forte attività, una forte energia inspiegabile. La storia di questa chiesa è documentata a partire dal 1187 negli archivi diocesani della città di Osimo, dove la chiesa di San Filippo risulta presente sul territorio quando i cavalieri templari, arrivando in questa zona, chiesero in affitto la chiesa. Le evidenze architettoniche fanno pensare però che la chiesa fosse stata costruita molto tempo prima, per via di fondamenta profonde 1,80 m e per via della presenza di due cripte,
dove oggi sono state depositate delle ossa. Per quanto riguarda invece cose strane a cui avete assistito, appunto, che riguarda anche il video, che insomma il materiale che abbiamo visto online, che ci ha spinto a chiederci, cioè, a venire qui a indagare, a saperne di più, qualcosa? Le cose, i fatti più strani sono avvenuti nel 2012, quando tutta la campagna di Osimo era stata sepolta da un metro di neve, e questo fu l'unico edificio a non essere coperto da neve, nel senso che il tetto era completamente libero dalla neve e intorno alla chiesa, per circa un metro di distanza dai muri, la neve non si depositò mai. E l'altro episodio che, a cui purtroppo non abbiamo partecipato direttamente, ma che ci è stato riferito dai nostri vicini, è accaduto l'anno successivo, nel mese di novembre, quando i vicini hanno notato delle luci in giardino che si accendevano e si spegnevano, e pensando che fossero dei ladri sono venuti a fare un sopralluogo senza trovare nulla. Ma la stranezza dell'episodio fu che le famiglie che erano rimaste nelle loro case vedevano qui le luci, e gli uomini che erano presenti qua non vedevano nulla, quindi c'era una sorta di luminosità intermittente che non era visibile da chi stava dentro la proprietà e vicino alla chiesa, ma era visibile a distanza. E questo credo che sia un fenomeno che ancora non ha spiegazioni, ma che ha colpito un po' tutti i nostri. Quindi amici. Quelli che erano qui non vedevano nulla, chi era da lontano notava la luminosità. Particolare. È giunta notte, è lungo ormai, mezzanotte 30. Abbiamo deciso di dare il via dopo un lungo procedimento che ci ha portato a installare più videocamere perimetrali e un po' a controllare tutta la zona, perché è un posto abbastanza strano che ci dovevamo indagare, anche se non è molto basso di estensione, ha molti punti, molti accessi che ci fanno perdere tempo, perché dobbiamo capire dove cercare di posizionare tutta la nostra strumentazione per avere un'indagine più ottimale possibile. Non ci manca nulla, siamo carichi, anche se è abbastanza tardi per iniziare l'indagine, ma è stato richiesto questo tempo d'attesa, giusto? Va bene. E adesso è giunto il momento che la notte ci avvolge, è giunto il momento di iniziare questa sesta indagine sul paranormale, della quarta stagione ovviamente, è ora che le luci si spengono. Thank you.